aggiunta di rullante. 1, 2, 3,
questo qui è un genere che è nato a Cuba, diciamo, il genere charanga, e c'erano dei brani che continuavano per tutto il tempo così, mentre in altri si mette praticamente 8 battute all'interno di una salsa che possono essere suonate a charanga. Vediamo adesso sempre utilizzando questo set, vediamo l'uso del rullante, dove va e perché. Praticamente nella salsa, adesso ha fatto molto piede anche nella salsa portoricana, però nella salsa cubana il rullante è stato messo perché c'era là i primi esperimenti, anche Changuito è stato uno dei primi a portare. Changuito ha messo prima la batteria col timbal e poi si è rimesso in piedi e ha suonato il timbal con questo set qui. Quindi aveva praticamente il set che vedete senza il giallo praticamente. Lui usava, allora, il rullante, analizzando i vari stili afro-cubani, ho notato che il rullante veniva messo un po' ovunque, direbbe a caso, ma dipende sempre in che contesto si è, no? Se per esempio mischiamo noi nella timba moderna, molto spesso si mette come se dovessimo utilizzare il rullante funk, no? Quindi oppure molto spesso il rullante era solo un colore, come prima lo era quando si fraseggiava tra l'embra e il macio, per esempio, no? Si faceva di qua, quindi. Mi sono messo perché ascoltando i dischi dicevano, allora, il rullante l'hanno messo sull'1, sul levare dell'1, sul 2, sul levare del 2, sul 3, sul levare del 3, sul 4, sul levare del 4, l'hanno messo ovunque. Mi ero proprio tirato più delle partiture, dove c'è il rullante, tra i vari gruppi che avevo ascoltato, il rullante lo usava praticamente anche addirittura sull'1, sulla marcia sull'1, che è come se suonassimo un funk e mettiamo il rullante sull'1, cioè sono inquietante. Invece nella musica cubana, con un certo tipo di arrangiamento e un certo tipo di giro di basso, quel rullante sull'1 ci stava bene perché dava un po' di respiro. E quindi, a me a volte mi chiedono i miei allievi, ma il rullante dove lo metti? Beh, lo mettiamo, se analizziamo quel brano, quel rullante si sta bene in quella posizione lì, perché se tu sullevare del 2 o sul 3, c'è un gruppo che si chiama Pupi, il Rock Son Son, praticamente, dove il rullante, il batterista lo mette appunto sull'1, con il Charleston aperto. Ed è una particolarità proprio di quel gruppo lì, che quel gruppo a Cuba ha creato una corrente ritmica. L'ex pianista, dei Van Van. E questo batterista ha rivoluzionato un po' il modo di suonare, e suonava nelle registrazioni, sentivi questo rullante che gli dava quel respiro al gruppo, no? Adesso vediamo un po' di esempi su una marcia basica di Congas, dove il rullante ci può star bene. Sempre siamo d'accordo con l'embra, perché aggiungendo poi il rullante deve sempre avere un frasetto con l'embra e con la cassa. Dopo vi faccio sentire un brano dove il rullante è una tema completamente funky, no? E continuo. Mentre di qua la palla è sempre dritta. Adesso vediamo un po' di figure di rullante diverse. Però anche nella timba c'è questa figura qui, sì.
Thank you.
funky. Questa io lo uso molto spesso, vi faccio vedere un altro esempio di come, per esempio in Van Band, molto spesso si usa questa figura qui, sempre sulla marcia. Con la
Thank you.
da capo. I'm
ci sono in questo brano, poi in particolar modo è così, come avete visto, se si accompagna con uno ostinato così preciso del Charleston, quindi nella seconda parte avete visto che non era più un... quindi chiaramente si deve sacrificare un po' la contraccampana con la sinistra, però tra le due si possono buttare, ci sono due soluzioni. Allora, dipende da come si ha la campana, per esempio questa qui è un altro tipo di campana, questa è più adatta al son cubano che ha più armonici di questa, no? Questa qui è il modello dell'LP, la ES8, che è la salsa songo, no? Salsa son, che è molto acuta, però si usa molto nella timba. Si ha molti armonici. Perché quando si suona così, invece questa, più stoppate qui, con più chiusa, no? Quindi se noi veniamo dalla doppia campana, per esempio, no? Togliamo la contraccampana, si sente un buco, allora ci tocca per forza di cose fare questo. Fare due colpi qua e qui fare solo co, esatto. Se non lo facciamo solo qua, praticamente rischiamo che ci venga a mancare questa frequenza che riempie molto nelle... Sì, l'ho sentito in registrazione, molte volte danno per scontato che dai, la tolgo, tanto invece in registrazione, registrazione in live chiaramente, perché quando si registra un brano di salsa questa, la campana va sempre suonata a parte, perché almeno si crea la figura della campana, perché la campana andrebbe suonata proprio col battente grosso della campana. E quindi quando in fase di registrazione, quando si registra un disco di salsa, è importantissimo che la campana venga suonata a parte, così almeno il timbaliero o chi ha questo set, chi ha il batterista, ha tutta la libertà di fare il film che vuole e ha la campana sempre dritta. Dal vivo è diverso, e quindi dal vivo bisogna cercare di ottenere un buon suono. Io ho notato che quando mi filmavano, sentivo che quando toglievo la campana con la sinistra si sentiva un buco, allora ho detto, bisogna che ho provato a fare degli esperimenti, e questa è l'unica cosa, magari cercare di... Se si fanno molti colpi, se si usa molto la mano sinistra, da cercare di riempire il più possibile. Questa campana, essendo molto, molto armonica, ha molti armonici che escono, quasi non si sente troppo la mancanza, perché è molto acuta. No? Si sente molto, se io metto questo si sente proprio il buco, perché mancano tutte le frequenze alte. Questo diciamo che vi ho fatto vedere a grandi linee, quello che adesso con questo poco tempo si fa fatica poi a spiegare tutto. Però queste sono le ritmiche che uso principalmente quando devo accompagnare appunto salsa, timbo, a seconda di quanti percussionisti siamo, si cerca di ottenere il massimo risultato con quello che si ha. Poi io non ho inventato niente, io quello che ho fatto è semplicemente stato studiare dai video, dai dischi, ho avuto la fortuna di studiare a Cuba, quindi ho studiato con dei timbalieri che mi hanno tutto, dei timbalieri cubani che mi hanno dato delle dritte buone, e da quello poi ho sviluppato il mio stile, il mio modo di suonare, sempre rispettando quello che è la tradizione della musica cubana, quindi
sempre cercare di ascoltarla, analizzarla e soprattutto cercare di suonare in clave, quello è la cosa fondamentale, cioè capire sempre dove si è, in che clave si è, e che tipo di stile di salsa si sta suonando, salsa colombiana ha uno stile particolare, ha delle figure di campana particolari, la timba ha un altro genere, è un altro genere praticamente, quindi anche il fraseggio celebre è diverso, come si suona la cascara, la cascara doppia, nella salsa per esempio colombiana si tende molto a essere molto tradizionalisti, addirittura durante il coro improvvisazione del cantante, che è la parte dove va dritta, il timbaliero semplicemente mette giù la bacchetta e fa. Semplici esercizi che potete fare a casa. E, allora io ho due cellule che sviluppate mi hanno praticamente aperto una di queste cellule me ne è sentita un cubano, qualcuno conosce, Vittor Valdés. E lui è stato il primo allievo di Roma Vano, un gruppo fondamentale. E ho avuto la fortuna di che lui vive dalla mia parte di me, mi sono fermato con un'orchestra tanti anni fa, passavamo interi pomeriggi a suonare e cercavo di capirli i trucchi segreti. Mi insegnava un movimento molto semplice, che sviluppato permette di fare veramente un sacco di soli. Non lo dico, ce lo dici. Mo ci ha messo la colina. Allora, praticamente è molto semplice, sarebbe.
di osare, cercare di arrivare anche dopo la clave, per avere sempre un movimento medio per la clave. Clave o la base di conga sotto prima con la conga, ho detto gli esami.
sempre un orecchio alla clave, cioè dovete abituarvi a ascoltare la clave e a fare questi rudimenti sopra la clave, di registrata, sempre se siete caduti bene, è fondamentale, anche, una, anche per il discorso dell'indipendenza, no? Questo è un rudimento che un altro molto bello è questo. Oh,
fate, è un investimento a lungo termine. Mettete le conga qua, così avete anche suonare un po' sopra.